Ragazzi, mi raccomando, io mi diverto con voi, voi vi divertite con me, con noi. Iscrizione al canale, gratis, tutto gratis. E campanellina, ancora no, no, non riesco a guarire con questa tosse, con, questa, con questo mal di gola. <coughs> e cosa vi voglio dire? Allora, l'Italia in, in Arabia Saudita, fondamentalmente potrebbe significare poco o nulla sono d'accordo però tra tanti posti potevano andare in California mentre invece, invece vanno in Arabia Saudita no? come poi ritorneranno in Arabia Saudita per la partita di Coppa quindi chissà come mai sta diventando una terra amica dei nostri colori e una parentesi, ho visto che comunque un canale YouTube si è ribellato al Polpo al fomentatore di odio. Hanno capito chi era quel personaggio e lo hanno abbandonato. Quindi, il Polpo a stretto giro si ritroverà da solo ed era quello che poi alla fine eh, doveva succedere, doveva accadere anche perché ormai lo hanno abbandonato tutti. Lo hanno abbandonato tutti. Questo fomentatore d'odio che è su web, ripeto, io sono su YouTube da due anni posso Tranquillamente dire, non sono l'unico con me lo dicono 5, 6, 7 canali negli ultimi 5-6 mesi per quello riguarda i canali dell'Inter, sono successe cose che mai si vedevano prima da, dall'entrata del polpo, eh, che ormai diciamo ha i giorni contati. No Sì, di lui e il suo amico il pervertito hanno i giorni contati su YouTube perché la gente si sta accorgendo di cosa fanno, e basta solo aspettare. Basta solo aspettare. Poi di questa cosa, qua per ora, poi dopo noi ci hanno accusato di fomentare, di, di mandare persone ad offenderli. Mi sono già dissociato da quelle cose, ho già detto anche troppo. Per quello che poi riguarda, ragazzi, questo è un video un po' diverso e eh, ve lo dico subito per correttezza. Per quello che poi riguarda sempre. Eh, diciamo le, le, i, i nostri trattori, persone che ti diffamano quotidianamente e che ti offendono su YouTube. Persone che dovrebbero fare informazioni, che sono pagate per fare informazione. Io vi volevo leggere una cosa e ho fatto un video appositamente per questo. io volevo leggere una cosa. Allora, innanzitutto, di, di persone che lo fanno per il lavoro quindi. C'è cioè il diritto di replica, quello che vi sto per dire è, è tranquillamente dimostrabile con i video, con i fatti, quindi non sono cose inventate. Eh, queste persone parlano di 4, 5, 7, 20 due diligence che non sanno nemmeno cosa sono. Vi vado ad epilogare quanto segue, praticamente un avvocato gli ha riportato: gli ha detto, occhio, che ci vogliono normalmente almeno un paio di mesi per le due diligence. Costo della due diligence tra i 500.000 euro e il milione. Seguimi, e fino a qui ci siamo. Quindi. No, eh, infatti, dice lui: i miei partner, vi avevo detto l'ultima due diligence fatta: 834.000 euro di fattura. Non sono bruscolini. Poi sentite. Eh, udite, 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 al coraggio di dire quanto segue. D'altronde seguimi bisogna vedere quando hanno iniziato. A fare la due diligence si sa che l'inter era in vendita già ad agosto come non raddoppiava zang fino a un mese fa come riportato al sole 24 ore con il taser ma come <ride> aveva detto che il taser aveva dichiarato che il taser di goldman Sachs praticamente era unicamente un documento un aggiornamento che l'advisor aveva redatto per gli investitori del bond che pertanto nulla Aveva a che fare con la vendita del club <ride> il team di Lavacciano aiutatelo! Dategli una mano, perché questo sta per fare una di quelle figure di merda e lui non si alza più. Dategli una mano oppure fermatelo, invece fate troppe scene, studiate di più, dategli una mano, fermatelo. La, la verità poi, qual è? È che per un'operazione di acquisizione di un club come l'Inter, questo lo diciamo noi, occorrono mesi, mesi di due diligence complete, finanziarie e legali, con più paesi coinvolti e che riguardano svariate entità giuridiche differenti, tanti mesi di lavoro e un costo per la dovuta diligenza di oltre un milione di euro. Poi, prima PIF non esisteva, ora lui non esclude nulla, ora lui non esclusa nulla. Mentre PIF prima diceva e PIF aveva visto i conti ed era scappato, lui non ha capito. Che chi è scappato davanti a quei conti non sono stati gli arabi, ma sono stati gli altri che sono scappati. Quindi, prima PIF gli arabi non esistevano, ora non esclude nulla. Questa è l'informazione. Questa è l'informazione che viene fatta in Italia perché poi dopo, e questo non è un canale che vuole fare informazioni. Questo è un canale che vuole parlare di calcio. Questo è un canale costruito sul parlare di calcio. Il discorso di Piff e della trattativa è una piccola parte, una parte marginale. Questo è un canale che nasce già con 4.234 iscritti, ho ricontrollato, parlando a suo tempo solo di calcio, senza affrontare Piff, a differenza di tanti altri. Capito voi il discorso? Poi Piff esiste, poi non esiste più, poi non esiste, poi non escludo nulla. E questa la comunicazione che viene fatta. E nonostante tutto, ti diffamano anche, ti offendono. Ti dedicano le, le, le rubriche, capito? Ti dedicano, te, ed è questo quello che accade su YouTube. Quando io ho passato questa cosa qua come post sul canale, molti di voi si sono messi a ridere perché molti di voi si ricordavano cosa vi avevano detto. Questa gente vi aveva detto che il glass non esiste, sempre le stesse cose. Discorso dell'Inter in Arabia Saudita. Io non ti voglio dire che è legata alla vendita, però comunque, come mai proprio in Arabia Saudita? Perché proprio lì? Ai ragazzi americani, voglio dire, perché non in California? Ti sta bene? Proprio in Arabia Saudita bisogna andare. <ride> Fermatelo, dategli una mano fino a che è in tempo perché farà una di quelle figure di cacca che lui non si alzerà più. Lo dovete fermare. Ora ricominciate a offendere. Fallo offendere. Fallo offendere. Non ci sono problemi. Offendete pure. Non ci sono problemi. Tanto noi andiamo avanti per per la nostra strada. Perché abbiamo preso una settimana e più di tempo per fare la live sulla proprietà, proprio perché vogliamo essere inattaccabili. Molto semplice. Non vogliamo, come fanno questi qua, smentirci da soli o dire una cosa, poi dirne un'altra, perché è tutto documentato. Si sono smentiti più di 20 volte da soli. Come fanno a essere credibili questi qui, vorrei capire io. <coughs> per quanto riguarda poi il discorso della Salernitana la partita di domani Lukaku sembra che sia tornato abile perciò sembra sembra comunque sia tornato mh, disponibile io spero che, che che Romero ci venga a dare una mano perché ne abbiamo bisogno soprattutto ha bisogno di profondità davanti no perché Lautaro grandissimo lavoro sporco eh, sempre sul pezzo non manca mai Tanta dedizione, tanto impegno, non perde un contrasto, però a questa squadra manca la, manca la profondità che solo Lukaku ci può dare. Quindi, io spero che lui, soprattutto l'ho detto tante volte per quanto riguarda il campionato italiano. Eh, lui, secondo me, può fare 15-20 gol tranquillamente senza problemi. In Europa, per lui, è un po' più difficile, ma in Italia non dovrebbe avere grandi problemi. Se a questa Inter gli dai anche un po' più di profondità, tenendo il baricentro un po' più basso, secondo me. Può risalire la Hina senza alcun problema. Ecco perché io non vedo l'ora che torni Lukaku, anche per capire un attimino in zaghi come lo vuole far giocare e come, in che posizione lo vuole, diciamo, vuole cercare di farlo rendere al meglio, perché già, già si parte da un presupposto che c'è la Lula e che i due si conoscano bene, e non è poco. Campionato italiano, un, attacca, un attacco del genere non c'ha nessuno quindi come la difesa che è all'Inter se te la arretri e la esponi meno negli spazi aperti come abbiamo detto tante volte una difesa come c'è all'Inter ce l'hanno i pochi in Italia quindi a maggior ragione con il rinetto di Lukaku si dovrebbe proprio cementare l'11 titolari domani sembra che giochi Gosens io spero che Gosens faccia bene perché comunque quel gol sicuramente lo ha aiutato anche a livello psicologico io sono il primo a riconoscere eh, quello che vedo sul campo quello che il campo dice perché poi il giudice supremo è sempre il campo la, la Salernitana di Nicola ragazzi mi riprende il mal di vola <coughs> la Salernitana di Nicola è una squadra aggressiva comunque una squadra che, che, mh, che difende ma non è una squadra remissiva è una squadra che comunque non rinuncia a giocare e interni e attaccanti si fiordano subito nello, nello spazio quindi ci vuole occhio perché corrano tanto ma corrono anche di qualità quindi ha anche una posizione di classifica per ora, è vero, ha incominciato da poco il campionato, ma ha una posizione di classifica eh, anche abbastanza tranquilla e quindi eh, non ha nulla da perdere, secondo me, la Salernitana contro di noi, mentre siamo noi quelli che abbiamo da perdere. Motivo per cui siamo sempre lì. Pareggio non, non serve a nulla, bisogna solo ed esclusivamente vincere. Ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina che appena guarisco eh, ritorno un po' più presente. Purtroppo ora è eh sono in queste condizioni qui ma questa cosa qua ve la volevo dire perché è giusto informare anche gli utenti ma non solo gli utenti degli esonerati gli utenti in generale di tutte le cavolate di tutte le baggianate, delle autosmentite che si fanno e che vengono poi diffuse soprattutto nel web. Ciao Inter